È sempre il nuovo sistema tariffario, il TICS, il testo integrato dei corrispettivi servizi idrici, a sollevare la polemica politica, soprattutto nei confronti di ACA. Perché la società consortile ha deciso di spalmare e recuperare 16 milioni di euro di somme non riscosse negli anni 2018 e 2019, facendole pagare agli altri utenti sulle bollette dell'acqua. Quindi nei prossimi mesi vedranno sulle proprie bollette, diciamo, un sovraccarico, un sovrapprezzo di circa 70 euro più o meno in media ad ogni utente, appunto per compensare questi mancati introiti da parte dell'ACA. Ora, ovviamente, quello che ci lascia del tutto sconcertati, oltre al sistema del tutto iniquo che è stato, diciamo, scelto dall'ACA, è anche appunto la responsabilità politica che c'è dietro tutto questo. Una decisione che il Movimento 5 Stelle di Pescara giudica del tutto irrazionale, criticando la maggior parte dei sindaci presenti all'assemblea, tra cui il sindaco di Pescara Carlo Masci, che hanno condiviso con il proprio voto favorevole questa decisione. E quando parliamo di responsabilità politica parliamo anche di questo, perché appunto in una sede di quel tipo il sindaco avrebbe dovuto portare le istanze e gli interessi dei propri cittadini, come fatto dalle tante associazioni di consumatori che infatti sono subito, diciamo, insorte. Il Movimento 5 Stelle, oltre a criticare la decisione presa da ACA, propone di istituire un osservatorio, cioè una commissione permanente, con rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei rappresentanti politici per vigilare sulla gestione contabile e amministrativa dell'azienda.